Spesso crediamo che per fare grandi cose sia necessario cercare lontano, senza prenderci cura di ciò che ci sta intorno, però la nostra strada sarà buia. Il confronto, il rispetto, la tolleranza sono piccole fiaccole che fanno luce tra noi. L'Associazione Arte e Cultura per i Diritti Umani ONLUS si propone di far conoscere ai giovani i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancita il 10 dicembre 1948. Così abbiamo deciso di devolvere un euro per ogni CD venduto di Kolpurni, insospettabile, per sostenere questa battaglia. Cominciando presto ad illuminare la nostra vita, riusciremo ad andare lontano. Buon Natale! Kolpurnia e emozioni! Kolpurnia, un programma di intrattenimento e attualità per i più attenti di riflessione e cultura. Ci sono parole che usiamo più di altre, parole che esprimono concetti familiari ed essenziali. Oggi Kolpurnia parla di emozioni. Nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. Lo ha detto Rita Levi-Montalcini, per lei che è un medico, il cuore è più misterioso del cervello. Se anche il cuore ragiona e produce emozioni, a quali ragionamenti dobbiamo affidarci di più? Tu per il momento stai buona, baby. La logica fa riferimento al cervello. Le emozioni al cuore, meglio cuore o cervello? Ma diciamo, a che serve un cuore senza cervello e viceversa? Io credo che come tutte le cose ci vuole quello e quello. Il cervello serve a gustare, il cuore ha un'emozione, diciamo, dal punto di vista istintivo, un'emozione che è provocata ma non pensata. Il cervello è capace di gustarselo, ecco come nasce l'arte, no? Quando unisci le due cose c'è l'arte. L'arte? Sì. E se parliamo di arte, parliamo del tuo film che ha avuto un grandissimo successo. Sì, e il film è Una donna per la vita ed è appunto il gioco di raccontare la bellezza, l'emozione, la bellezza della vita e non la bellezza della persona, la bellezza della vita, la bellezza delle cose, la bellezza dei fatti che ci capitano. Alcune volte delle cose brutte che ci capitano hanno un risvolto bello, alcune volte magico e fantastico, altre volte le cose belle che ci accadono in realtà nascondono una cosa brutta. Insomma, nella vita bisogna viversi tutto. Se è vero che non vi è intelligenza senza emozioni, come sosteneva Ezra Pound, cervello e cuore non sono poi così in contrasto, anzi. Le creazioni più grandi nella letteratura, nella pittura, nell'arte in genere, sono una perfetta fusione tra razionalità ed emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Le emozioni possiamo trovarle ovunque. Ciò che ci scuote, ci colpisce il cuore, possiamo trovarlo in cose e situazioni inimmaginabili. Perché no? Anche in cucina. Scopriamolo con le delizie del principe di oggi. Questa cosa di dover cucinare proprio mi sta mettendo un'apprensione. Ma vabbè, è normale. Se prestiamo servizio è nostro dovere saper cucinare. Ah. Lo so. Ma il principe con tutte queste cose difficili sta mettendo ansia. Michele, ricordati, per quanto difficili siano i gusti del principe, noi siamo in due. Se non capisce uno, l'altro l'aiuta.
E se l'altro non capisce? È l'uno che l'aiuta, o l'uno o l'altro. Forza Michele, oggi massima attenzione. Massima attenzione. Quale faccio? Possiamo vivere in modo asettico, scevri da passioni, mondi da sentimenti, senza emozioni, ma la nobiltà non è freddo distacco, come alcuno ancora si ostina scioccamente a credere. La nobiltà è una classe in cui un coacervo di emozioni viene gestito, viene gustato, dando il giusto valore a tutto, senza risparmio. E allora, che cosa c'è di più emozionante di un contorno leggero, fresco, saporito? Raccogliamo della verdura colorata, liberandola dal sacchetto in cui è prigioniera, la poniamo sul fondo adatto e poi aggiungiamo sale, olio, aceto. Il tutto poi lo mescoliamo più volte fino a rendere le foglioline omogenee per proprietà e per apparenza. Ed abbiamo il giubileo delle emozioni, l'insalata. Dovrebbe essere tutto chiaro. Certo, il giubileo delle emozioni. Sì, Michele, il giubileo delle emozioni. Un'insalata in busta, praticamente. Ma tu cerca di cogliere il senso delle parole del principe, non ti fermare all'oggetto. Per esempio, questa cos'è? Un'insalata in busta. No. Questa è... Il giubileo dell'emozione, ho capito. Ma sempre al supermercato si compra. Eh sì, che si compra al supermercato. Mi raccomando, le parole del principe. Omogenee per proprietà ed apparenza. Omogenee per proprietà e apparenza. Che? Non è omogeneo. Per proprietà? No, per apparenza. Come detto, ognuno prova emozione in qualcosa, ma è giusto sapere che ci sono altre cucine, altre delizie, anche queste provocano parecchie emozioni, soprattutto al palato. Spaghetti, ollo e salatina, e una tazzina di caffè. Ecco come emozioniamo il cliente. Presentiamo il piatto, il tortello nero ripieno di salmone con una vellutata di spinaci. Disponiamo sul piatto la vellutata formando quattro cerchietti. Prendiamo i tortelli che precedentemente sono stati bolliti e saltati nell'acqua delle fasolari e li posizioniamo su ogni cerchietto di vellutata. Andiamo a disporre le fasolari al centro del tortello. Col sugo rimasto andiamo a nappare un poco il tortello. Aggiungiamo un filo d'olio. E qualche petalo di fiore. Ecco come emozioniamo il cliente. Preoccuparti di dare una spiegazione alle emozioni. Vivile e custodiscile come un dono di Dio. Beh, bella raccomandazione questa di Paolo Coelho. C'è un mondo particolare, quello dello sport, che è fatto di emozioni date e ricevute. È possibile custodire le emozioni per chi è abituato a viverle ad altissimi livelli?
L'emozione di questo tipo di spot sta nel fatto che il cavaliere praticamente deve fare una presa, e nella presa c'è qualcosa di bellissimo, che secondo me è ancestrale dal punto di vista umano: il fatto di voler prendere un oggetto, prenderlo da cavallo in velocità, un vitello, è una cosa estremamente bella. Questa è Calpurnia. L'arte, per definizione, è il territorio esclusivo delle emozioni. Non può esserci arte senza emozione, né per chi la fa, né per chi ne gode i frutti. Dalla partecipazione emotiva alla contemplazione di un Caravaggio a Van Gogh, il pittore degli stati emotivi per eccellenza. Artista e arte che produce arrivano così talvolta all'immedesimazione. È possibile allora creare senza emozione? Sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite. Emozione nell'esecuzione, dove contano di più? Nella composizione, quello è un momento veramente decisivo, anche perché non conosco le regole per cui questa cosa possa riuscire, è un attimo. Poi sì, anche nell'interpretazione bisogna porsi un problema, però è meno importante, se non altro perché avviene sera per sera, invece la composizione resta lì per sempre. L'emozione di chi ascolta la musica è diversa da chi la compone. Sicuramente si tratta di due proprio collocazioni opposte, e ti dico che non riesco neanche in qualche modo a esaminarle, a pensarle, perché ho visto che spesso delle cose che ho scritto, lo dico da autore, hanno poi suscitato emozioni disparate. A volte delle canzoni hanno preso delle strade, dei percorsi che non erano nelle mie intenzioni. Faccio un esempio per tutti: scrissi una canzone per parlare di Napoli, del sole, del mare, e una sorta di canzone d'amore, e me la sono ritrovata nello stadio San Paolo, cantata da 100.000 persone che non sapevano neanche che l'avessi scritta io, per festeggiare le vittorie di Maradona. Quindi la canzone è come un figlio che prende la sua strada e va nelle strade più disparate. Vai. Sembrerebbe tutto facile: emozioni, partecipazione dei sensi, creatività. In realtà, essere emotivi nella nostra società è visto come un problema, come un costo, come se ci si dovesse liberare dalle emozioni per essere più efficienti. Almeno questo era l'allarme che lanciava Fromm. Le emozioni sono davvero un problema per la società in cui viviamo? Francesca, amici di Calpurnia, un abbraccio a voi tutti da Caracas. Sì, Francesca, hai ragione, l'emozione in questa società manca. È una società che sta diventando arida, sempre più fredda, tutta imperniata al lavoro e al dio denaro, no? Senza emozione non è vita, e soprattutto per noi meridionali, se non viviamo con emozione la nostra vita, che senso ha? Lucio Battisti ci ha dedicato una delle più belle canzoni, appunto Emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni, ma la vita è fatta per essere vissuta con emozione. Se no è arida, o come diciamo noi meridionali, è una chiavica. La vita deve essere un'emozione. Amici, emozionatevi sempre
perché soltanto attraverso l'emozione si sente la vita che scorre nelle nostre carni, nelle nostre vene. La vita è meravigliosa. Ciao da Caracas. Ho corpo di donna ed emozioni di fanciulla, diceva Elizabeth Taylor. Beata lei. Sentiamo per la strada cosa si dice, di che emozione si parla. Hai capito, Michele? Solito schema. Andiamo e ci informiamo. Senza pensarci su. Andiamo e ci informiamo. Sì, senza tentennamenti. Andiamo e ci informiamo. Ancora una grinza. Andiamo e ci informiamo. Qual è l'argomento del giorno? L'emozione. E che cos'è l'emozione? Come dire, l'emozione? L'emozione sarebbe come quando io, per esempio, quando sono... Emozionato. Esatto. Che bella cosa, l'emozione. Di andare in giro e di informarci. Niente di più, niente di meno. No. Vabbè, andiamo, dai. Quanto... Sono un po' emozionata. Capita, capita. Sono emozionata, Antonio. Volevo sapere solo se lei nel taxi si emoziona. Mi emoziono. Quando sarà una bella donna, sì. Perché è emozionato? Se su di giri perché ha bevuto è una cosa, se è emozionato è un'altra cosa. No. La donna non possiamo vivere sin emozione. E ci dica un'emozione forte, allora. Suo marito. Qua ci allora squaglia. Lei... Qua ci siamo veramente emozionati al massimo. Ci racconti un'emozione forte che ha provato? Ho portato una persona che doveva andare a trovare la moglie che aveva appena partorito dall'ospedale, era molto emozionato e contento. Perciò ho cercato di aiutarlo. Preferisce molti. Quanti microfoni ci avete? 5. Siamo il duo di picche, ecco qua. Il duo. Preferisce molti clienti o molte emozioni? I clienti, stiamo a lavorare ragazzi, qui c'è poco lavoro. Ma perché sei emozionato? Perché non mi hanno mai fatto un'intervista prima, è bellissimo. Ma quale emozione, qua c'è tanta emozione. Come? Allora, attualmente ormai mi emoziono molto poco. Mai una... Un po' sono diventata un po' arida, purtroppo, però mi commuovo molto davanti alle mie nipotine che... Sono molto piccole, molto 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 belle e davanti al mio cagnolino che amo follemente, ecco, davanti a loro sì. Secondo lei esiste un sinonimo di emozioni? Ah, penso di sì comunque, perché no? Volevo sapere se lei si emoziona quando guida il taxi. Mai. Mai? Allora è determinato. Mai, a guerra è guerra. Ma no, ti emoziona anche una signora che ti dice complimenti, lei è un buon tassista. L'emozione della vita che mi ricordo è la nascita di un bambino. La consiglio che io adesso stavo partendo per le Marche e poi ho visto Antonio Coppola e Michele Clemenzi, quindi tocca. Poi... Noi vogliamo capire perché sei così emozionato, per la nostra presenza o per la sua presenza? Ma non lo so, per me siete tutti fonte di ispirazione, cioè di soprattutto. Vabbè, la discussione della laurea, quello è bellissimo perché hai il pieno la situazione, cioè se sei sul palco, tu sei davanti a un pubblico, a una platea. Ma me devi dare 5 euro. Sì, 5 euro. Scusa. Grazie. No, per carità. Thank you.
parola emozioni esprime concetti diversi. È la più usata nel linguaggio di tutti i giorni. Può bastare anche da sola. Con emozioni, Lucio Battisti ha raccolto alcune delle sue canzoni più belle. Ma davvero non possiamo fare a meno delle emozioni per vivere? Vorremmo vivere, qualcuno di noi vorrebbe vivere senza emozioni, ma senza emozioni nessuno di noi è esente dalle emozioni. E le emozioni fanno parte, come dire, anche di stimolo al gioco, perché io ho un'emozione, sono attratto da una cosa, ho qualche motivo e mi muovo, e il mio bambino, il bambino che è in me, risuscita. Tante definizioni, tanti modi di intenderle, tanti riferimenti. Quante parole, quanto fiato sprecato intorno alle nostre emozioni. Sentiamo oggi cosa ci arriva via internet. Le emozioni è... non ce la faccio proprio. Le emozioni è... ce la faccio. Le emozioni è saperle controllare. Le emozioni sono le ginocchia che tremano. Le emozioni sono le gambe che tremano. Le emozioni è qualcosa che trema, sempre. Le emozioni è un palpito al cuore. Le emozioni ci danno la vita. Cosa sarebbe la vita senza emozioni? Le emozioni hanno una Z sola, come dizione. Le emozioni sono tutto, le emozioni senza emozioni come si fa? Le emozioni sono quelle che provo, le emozioni sono quelle che non provo. Saper gestire le emozioni sono quelle che ti fregano, le emozioni sono le classiche cose che vogliono dire tutto e non vogliono dire nulla. Ciao Francesca, ciao Calpurnia. Eh già, si parte e si arriva allo stesso punto. Del resto, il cambiamento è lo stato tipico delle emozioni e il loro cambiamento a volte si esprime anche attraverso i colori, come sosteneva Picasso. Ma c'è una logica dietro queste mutazioni. Proviamo ad ottenere una lettura scientifica. Emozioni e medicina. Parliamo di emozioni e quindi di emotività. Vista dall'ottica della scienza, l'emotività è un argomento estremamente delicato. Esistono diverse tipologie. Chi è poco emotivo, chi di più, chi una via di mezzo. Ci sono quelli, per esempio, che davanti a certe situazioni se la fanno proprio addosso. In quei casi tendiamo a parlare di alta emotività. Viceversa, se uno se ne frega di tutto e si fa gli affari suoi, perché c'è gente così del resto, noi medici tendiamo a parlare di bassa emotività. Possiamo dire quello che vogliamo. Tutti, chi più chi meno, siamo emotivi. L'importante è sapere che le emozioni ci sono. Cosa non faremmo per viverne una? Con questa verità, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Calpurnia. Come sempre, con il nostro contributo medico-scientifico. Arrivederci. Sì, potrei essere d'accordo, ma anche no. Proviamo ad avere una lettura scientifica. Questa volta autorevole. Parlando di emozioni, io penso sempre a Lucio Battisti, che le ha rese delle grandi poesie. Parlando di emozioni a livello scientifico, non vorrei fare una lezione noiosa e lunga su come avviene l'emozione, ma la parola stessa lo dice, emozionale, cioè si muove qualcosa all'interno del nostro cervello e della nostra psiche dovuta a stimoli esterni. Allora, gli stimoli possono essere di tanti tipi. Possono essere fisici, possono essere psicologici o immaginari. Ecco, un esempio di come un'informazione, perché tutti gli stimoli sono informazioni in quanto creano, danno una risposta fisiologica, allora l'informazione di per sé, la parola lo dice, crea una forma pensiero, crea un'emozione. E basta anche solo immaginarla. L'esempio è questo. Immaginiamo adesso che io prenda un limone, bello, succoso, intero, da questa parte ho un coltello, immaginiamolo, e piano piano io comincio a tagliare questo limone in due. Il succo ne esce, molti possono già aver avuto una salivazione aumentata, soltanto, e qui non c'è nulla di reale, soltanto perché ho trasmesso un'informazione. Ecco, la scienza che va oltre la fisiologia tangibile, ma questa comunque è fisiologia più sottile. Poi se vogliamo possiamo anche fare un accenno alle emozioni che non ci sono più, a quelle che sono in disarmo, purtroppo, sono tante, dalla devozione, dalla capacità di sorprendersi ancora e soprattutto il senso di vergogna che si è perso, la gente non si vergogna più.
E questo è un fatto anche medico, purtroppo, perché porta anche, e sociale, porta delle ricadute nel sociale. Una delle rovine, secondo me, del mondo occidentale attuale è che non ci si vergogna più, al contrario di quello che succede in Oriente, perché in Oriente se qualcuno si macchia di qualcosa, prende un coltello, se lo pianta nella pancia, lo gira fino a trapassarsi. Invece oggi noi, complice il fatto che si cambiano per buonismo i termini, non si chiamano le cose con il proprio nome, oggi invece abbiamo una confusione e nessuno si vergogna più. Il ladro non è più ladro, lo si chiama un furbo oppure un faccendiere. La puttana non è più tale e diventa invece un escort, è un nome bello che fa pensare a questa cosa. Poi diventa una diva, va al gran ballo, diventa un esempio per molti e nessuno dice più a questa gente vergognatevi. Ma Confucio che cosa dice? Confucio scrive che quando una società non chiama più le cose con il proprio nome, c'è la confusione dei termini, quello stato lì e quella società sono morti, non c'è più speranza. Delle emozioni abbiamo bisogno e la ricerca delle emozioni ci spinge oltre. Questo desiderio, questa smania diventa il nostro coraggio. Così l'emozione ci porta verso nuove prospettive e ogni critica diventa polvere. L'emozione. Siamo arrivati alla fine di Calpurnia. Chiudiamo questa puntata dedicata alle emozioni con uno stato emotivo, direi confuso, non potrebbe essere altrimenti. Prima di andare, chiudiamo con una piccola riflessione. Le emozioni sono come le parole. Cambiano a seconda delle situazioni e soprattutto vengono sempre da sole, non bisogna andarle a cercare. Un saluto da Calpurnia. Ciao Calpurnia, ciao Francesca, ciao Calpurnia, ciao Francesca, ciao Calpurnia, ciao Francesca, ciao Calpurnia, ciao Francesca. Io sono pieno di emozioni. Io mi emoziono anche vedendo il nido di una rovina.